Buongiorno! Ci troviamo in Lombardia, in provincia di Sondrio, e noi alloggiamo in questo albergo, Albergo Compagnoni, che si trova in una bella e tranquilla località chiamata Santa Caterina Valfurva. Adesso noi prendiamo la macchina e ci spostiamo per dare inizio alla nostra escursione. Siamo all'interno del Parco Nazionale dello Stelvio. La meta di oggi è il rifugio Casati. Partiamo dal rifugio Forni, dove noi abbiamo lasciato la macchina, e iniziamo a camminare verso la Val Cedec. Prima tappa, rifugio Pizzini. Ora seguiamo il sentiero 555. Siamo alla baita Cedec e fra una cinquantina di minuti dovremo raggiungere il rifugio Pizzini. Mentre si sale verso il rifugio Pizzini, si ha una straordinaria vista sul ghiacciaio dei Forni. Siamo arrivati al rifugio Pizzini, poco sopra la maestosa cima del Gran Zebrù, e noi adesso continuiamo sul sentiero 528 verso il rifugio Casati. Ed eccolo là il rifugio Casati, in cima alla cresta, ci sta aspettando. Da qui la salita la vedo breve ma intensa. Da qui 50 minuti per arrivare al rifugio Casati. In via precauzionale ci siamo messi anche le ghette perché dobbiamo camminare nella neve. Ce la faremo ad arrivare in cima? Boh! Dal rifugio si ha una bellissima vista sulle cime circostanti. Ci fermiamo un attimo e poi facciamo ritorno al rifugio Pizzini. Thank you.
Siamo ritornati al rifugio Pizzini e dopo tutte le nostre fatiche un meritato pranzetto. Abbiamo terminato il nostro pranzetto al rifugio Pizzini ed ora facciamo ritorno al parcheggio seguendo il sentiero numero 528. Ha iniziato un po' a piovigginare. Una neve, basta! Siamo arrivati in località Caserma. Qui, come vedete, ci sono i resti di fortificazioni e di caserme risalenti alla Prima Guerra Mondiale. Questo è il versante ovviamente italiano. Adesso continuiamo e scendiamo verso la macchina. Abbiamo concluso questo bel giro in alta quota con una strepitosa vista su cime e ghiacciai. Il tratto impegnativo è stato quello dal rifugio Pizzini al rifugio Casati. Abbiamo trovato il sentiero ripido e innevato. Al ritorno vi consigliamo di prendere al rifugio Pizzini il sentiero 528, molto panoramico e si ha una bella vista sul ghiacciaio dei Forni. Come sempre vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima! Thank you.